Siamo qui al Mole Knusa, nello splendido plesso del terminal crociere, e siamo qui con i ragazzi e le ragazze di Maca Factory. Per la precisione siamo con Ana, Riccardo, Maria e Daniela. Inizierei il nostro giro di domande partendo da Ana, la quale chiedo esattamente di che cosa si occupa Maca Factory. Maca Factory è una cooperativa che si occupa di dare supporto allo sviluppo di idee. Lavoriamo sia con imprese consolidate che imprese aspiranti, o start-up o gruppi di innovatori che hanno la volontà di rendere concreta una propria idea, creare un progetto. Noi diamo il supporto, diciamo, dallo sviluppo dell'idea, ricerca partner, passando infine alla ricerca fondi. Facciamo da ponte tra queste organizzazioni o singoli che si avvicinano a noi chiedendo questo supporto e organizzazioni o competenze che si trovano al di fuori da questi soggetti che cercano da noi questo servizio. Maria, chiedo a te, per fare impresa oggi quanto è importante riuscire a fare rete? È importantissimo, soprattutto in questo periodo bisogna darsi una mano, bisogna cercare di aprire un po' le menti e farsi forza a vicenda, e così si ha anche più supporto e diciamo che poi i progetti sono molto più realizzabili, perché anche se è bambo dirlo, l'unione fa la forza e quindi è importantissimo. E più condividi, più comunque aumenti le tue conoscenze, non le stai perdendo, non stai regalando la tua idea, ma stai semplicemente condividendo qualcosa e migliorando quindi le tue conoscenze. Quindi condividere non è perdere, ma anzi è guadagnare. Bene, in un contesto di questo tipo, quanto sono importanti eventi come appunto Sinnova, che immagino diano la possibilità di incontrarsi, fare rete, ma anche di avere un riscontro con quella che è la possibile utenza? Secondo me sono degli incontri molto interessanti che, condensando in due giorni tutte queste attività che possono anche essere molto diverse, in realtà ti danno spunti per un futuro, per collaborazioni o semplicemente per miglioramenti o criticità eventuali del tuo prodotto. Però in questo caso per noi sta essendo un momento molto utile, perché stiamo riuscendo a confrontarci, a creare delle connessioni o dei eventuali futuri progetti. Maca Factory promuove un progetto molto interessante, un progetto dal nome anche curioso che si chiama Mano, mi viene da dire non a caso. Chiederei a Riccardo di illustrarcelo. Sì, la collaborazione con Maca Factory e Mano è nata proprio grazie alla rete di cui abbiamo parlato e di cui quindi si capisce il valore. Mano è una piattaforma che permette di mettere in contatto persone che abitano nello stesso quartiere per risolvere il problema sempre più urgente che c'è nelle grandi città, che si vive circondati da estranei che vivono attorno alla propria casa. Quindi noi con il team di Mano vogliamo superare questo problema sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini usando uno strumento tecnologico e quindi inserendoci nel settore della social innovation. Quindi voi guardate al futuro, ma dando anche un'occhiata a quello che era il passato dei quartieri, dove la vita era vissuta in maniera molto più comunitaria rispetto a quanto non accade oggi, dove magari spesso il vicino di casa non viene neanche salutato, non ne si conosce neanche il nome. Sì, questo secondo noi è un po' il concetto di innovazione, cioè non quello di guardare a un futuro lontano che è molto diverso dalla realtà che conosciamo, ma anzi migliorare la qualità della vita mettendo insieme strumenti che abbiamo già sotto gli occhi per risolvere i problemi quotidiani. Questo per noi è un grande concetto di innovazione. Innovazione che diciamo così non passa esclusivamente dalla tecnologia, ma passa anche dall'importanza di affrontare problematiche di ieri e di oggi, ma cercando nuove soluzioni. In quest'ottica, come dire, voi siete un gruppo di ragazzi molto giovani, qual è il vostro approccio? Il nostro approccio sicuramente è quello collaborativo, infatti ci hai anticipato tu parlandoci della rete, perché effettivamente questo è l'approccio. Diciamo che sì, i progetti che noi supportiamo normalmente partono dal basso e dalla collaborazione di più competenze. Un altro dei nostri approcci, che più o meno è molto in linea con quello che ho appena detto, è quello dell'innovazione aperta, o quello che si conosce per Open Innovation. Ci apriamo a competenze
esterne, diciamo esterne, come dicevo prima, a quelle organizzazioni che si avvicinano a noi chiedendo supporto nella progettazione. Il nostro approccio è fondamentalmente quello. Daniela, Maria, non so chi vuole rispondere, ma voi come vi vedete tra 5 anni? Maca Factory, per dire, tra qualche anno, come la vedete? A che punto la vedete? Di sicuro ci vediamo cresciute con una base un po' più solida, perché tutte le imprese, le cooperative giovani un po' soffrono dell'incertezza del futuro, però siamo fiduciosi e crediamo che anzi potremo creare una rete maggiore, magari anche con più soci e colleghi con cui poter condividere le nostre idee e i nostri sogni. Io ringrazio Anna, Daniela, Maria e Riccardo di Maca Factory e gli auguro un buon lavoro.